Any more? Ce n'è qualcun'altra di domande? Da Mudara. Visto che ha parlato di ferma fede, insomma, bisogna essere sempre fiduciosi nella vita, aspettarsi questa relazione. Come mai in altre filosofie, tanto per fare un po' di religioni comparate, diciamo, come mai in altre filosofie parlano di ferma instabilità nella fede, no? E prendono lo stesso in considerazione a volte. Anista, per esempio, questo stadio, si può dire due parole su questa cosa? Allora, Prabhu is asking, making some comparison between... No, what he say you have to translate me. Yes. I'm trying. He's saying, no, I'm translating what he's saying. He's saying, because to compare many religions, you are speaking about to be fixed in fight, firm in fight. Faith. In faith. In other religions, there is other religions that they exalt the to be not firm, not not sure. The instability. They are not. They don't go for the stability, but they go for the instability. I learned to establish. Quindi Maharaj dice, io ho imparato che bisogna stabilizzarsi. From Mahaprabhu. E l'ha imparato da Chaitanya Mahaprabhu. He became so established. Lui è diventato. Lui diventa così stabile che diventa pazzo. I was in South America. Ero in Sud America, dice Maharaj. And the sannyasi is there. E c'erano i sannyasi. They said, don't become sentimental, don't become sentimental. E dice, e c'era un sannyasi, giving class. E c'era un sannyasi che dava la classe e diceva, non diventate sentimentali, non diventate sentimentali. They talk in Spanish. E parlavano in spagnolo. Then one day I say, Maharaj, what is the meaning of this word? E siccome parlavano in spagnolo, poi insomma in separata sede, Sadhu Maharaj ha detto a quest'altro sannyasi, qual è che significato hanno quelle cose che dicevi? I say you read Chaitanya Charitamrita. E gli ha detto, ma l'hai letta la Chaitanya Charitamrita? He said, yes, many times. E lui dice, sì, l'ho letta tante volte. I said, Mahaprabhu is the biggest sentimental. E gli ha detto, guarda che Chaitanya Mahaprabhu è il più grande sentimentale che esiste. He see any other river, he say Jamuna. He say it's crazy or not? Dice che non mi capito. Ha detto lì vedeva la Yamuna in qualsiasi fiume. In qualsiasi fiume vedeva la Yamuna. È matto o non è matto? In qualsiasi terra vedeva Vrindavan. He see any mountain, he say Govardhan. Vedeva una montagna qualsiasi e diceva che è Govardhan. It's not sentimental. Non è sentimentale uno così. You show me read one page, two page. Dice, when I read, I become crazy. Dice, mi potrai leggimi anche una pagina a caso, qualsiasi pagina, e quando leggi si parla di essere pazzi, di impazzire. You said to stop your feelings. E te alla gente gli dici, fermate i vostri sentimenti. And Mahaprabhu is telling to create feelings. E invece Mahaprabhu dice, invece createvi i sentimenti. Not every place, but one with one. Non ovunque, ma con una cosa in mente. And if you have no feeling, you are chair. E se non hai sentimento, sei come una sedia. You are a watch. Come un orologio. It's because no sentiment. Questo non c'ha sentimenti. We have to create sentiment. Dobbiamo creare il sentimento. We have to be in feelings. Dobbiamo essere nel sentimento. I know only one thing. This feeling can bring to us in the loving service of Krishna. E quindi Maharaj dice, io so una cosa sola.
che questo sentimento può portarci al servizio amoroso a Radhe Krishna. And this is the goal of Chaitanya teaching. E questo è il lo scopo dell'insegnamento di Chaitanya Mahaprabhu. If you say I can song, show you in the Bhaktivinoda Thakur song. E se voi me lo chiedete, io vi posso far vedere tutto questo nelle canzoni di Bhaktivinoda Thakur. Ma Purusha, make it questo. Visto che Maharaj è buono con tutti, se vuole essere anche buono con questi sagnasi, gli spiego da dove viene questa storia del sentimentale, nell'iscono, no? Ok, ma Purusha is saying that because you are good with everyone, ma Purusha can explain why... perché usano questa parola sentimentale? Because they use this the word in this meaning, in this acception in the iskan. Ma Maharaj vuole bene a tutti, vuole bene anche a quelli che dicono non essere sentimentale, sicuramente va bene pure a loro. Insomma, because you surely love also the people who say don't became sentimental. I due esempi sono questi. Uno, quando lo chirurgo sta curando, dice non gli voglio fare del male, non lo taglio. E lo lascia morire. Because they use this example when the surgery, when come si dice? Deve operare. Operation. Ah, quello insomma, come si chiama il chirurgo? Sì. Quello lì, the doctor cuts in the surgery. If he is sentimental. No, lui sente, non voglio fargli del male. Ah, he feels I don't want to hurt him or to. Non voglio fargli sentire pena, no? I don't want to make to give him pain. E quello muore. But in this way the come si dice, the sick person dies. E la seconda esempio che provate usa quella parola è quando tu vai a salvare uno che sta affogando, gli prendi il cappotto e lo lasci affogare. Allora da lì è venuta questa parola, non essere sentimentale, devi pensare all'anima, non al corpo. Noi fanatismi non è. Yes, the meaning came from Prabhupada that when you have to save someone, you have to save, you have not to be. Non prendere il cappotto. Cioè, quando sta affogando nel fiume. Yes, when one is sinking. Ma così sentite pure voi. When someone is sinking in the river, is going drowning in the river, you have not to take the coat, you have to take the actual person. Allora lì perché è provato in quel periodo diceva concentratevi, andate lì, salvate, predicate, non state lì a. Yes, because Prabhupada. Da lì è venuto il fanatismo che poi è una cosa. In that time did say concentrate on giving books, on preaching, but from this it did come out the fanatismo. That you have not to have feelings or sentiments. Perché i genitori dicono vai che vuoi bene tuo genere, ma i genitori dicono torna a casa, che sta a fare a 18 anni? Because also the parents they say come home. Don't stay with stare lì, non sacrificare la vita, dove studiate, dove sposate, fate una famiglia. Yes. Allora dice, che fai? Yeah, è venuto fuori il fanatismo. Ecco. They use this word, but the real line of Prabhupada to become sentimental. Sì. Quindi Maharaj ha detto che ha capito che le circostanze portavano a usare un certo tipo di linguaggio, ok. Living home is a sentiment. Ma in generale in realtà il messaggio di Prabhupada è quello di essere sentimentali, di sviluppare sentimenti. Make everyone crazy. Prabhupada make everyone sentimental. Perché Prabhupada ci ha reso tutti sentimentali, tutti pazzi per Cristo. The studying, they drop the study, they run away for the temple. They left the family, they do many things. Dice, questo era proprio questo sentimento, questa pazzia di lasciare tutto, lasciare gli studi, lasciare casa. Tanti genitori hanno pianto, molto. Lasciare casa e andare al tempio. Sono tutti quelli che l'hanno fatto, erano tutti pazzi sentimentali per Prabhupada. Già, però i genitori hanno pianto tanto perché non c'erano sentimento per i genitori. Yes, proprio in same, but the parents did cry so much. Very much because these devotees they have sentiment for the temple, but not sentiment for the father and mother.
Yeah. Yes, we understand this. So, just... Ma da lì hai lasciato una... Cioè non essere sentimentale, non dare a tua mamma, a tuo papà, perché sennò stai a casa e... Yes, from, il movimento qua non c'è. From that is the start of the fanaticism. Yes. Okay. Maharaj, did you... Just 3 days ago, after almost 40 years, I got... Dice, 3 giorni fa, dopo 40 anni... I could see... Lui ha, Maharaj ha visto... My act from police. From police. My papers from police. Ah, la sua, la sua fedina penale. Yes. E la, yes. Ah, la, il rapporto della polizia comunista. There is like 200 papers written. Erano 200 un fascicolo di 200 fogli. About how this Yes Psychoden, this is my my name. Che lui, io non ho capito come si chiamava. How he is very sentimental. Ah, e nelle, in questo rapporto della polizia comunista c'era che lui era molto sentimentale. On every paper he said he is just a sentimental fool. E nella ogni pagina del rapporto della polizia, so, questo è un pazzo sentimentale. I enjoyed so much reading this, you know? E si è divertito tanto a vedere una cosa del genere. But... Però, to become also more serious now. Però per essere un po' più seri. Lord Chaitanya's preaching. La predica del Signore Chaitanya. It's called also. È chiamata anche. Teaching of divine sentiments. Si, Rasa is called. It's a divine sentiment. La predica del Signore Chaitanya si chiama Rasa, ovvero lo risvegliare sentimenti divini. Anything with Krishna is divine. Tutto ciò che riguarda Krishna è divino. Anything what you do with Krishna is become divine. Tutto quello che fate what you want to do. A riguardo di Krishna diventa divino. It will become divine. Cosa volete fare con Krishna? Non c'è problema, diventa divino. Any material thing used to make happy to Krishna, it will become divine. Tu ogni attività materiale, però fatta per rendere Krishna felice, è divina. Check. Dice, provate. You see, you use the chair, you eat any material thing used for Krishna is become. Dice, voi vedete che uno usa la sedia, usa tante cose materiali. Le cose materiali usate per Krishna sono divine. Yeah, all they become divine. So the reality is this. Quindi questa è la realtà. Divine sentiment. Quindi questa è la realtà. That time we don't know, but everything is divine. Questa è la realtà vera, il sentimento divino. Magari al momento non ce ne rendiamo conto, però è divino. But we use for the material, person to person, it become material sentiment. Invece se queste cose sono dirette alle relazioni materiali con le persone, allora diventa materia. But for Krishna, it's all material become divine. Ma se le cose sono indirizzate a Krishna, tutta la materia diventa divina. Prabhupada is doing for Krishna all material thing using for Krishna and he was the biggest sentimental. E Prabhupada è stato un campione, ha usato tutte le cose materiali per Krishna e è diventato un grande sentimentale. But he is telling not become material sentimental. E quello che sta dicendo in the lui individual è... things. E quello che dice Prabhupada è non diventare un sentimentalista materiale. But we don't misuse this word. It's a very important in our life. Però non bisogna usare male questo. To increase our sentiment. Questo termine è la cosa più importante nella vita spirituale, incrementare i nostri sentimenti per Krishna. Sì. Gorgovinda Maharaj did say that this is a school of crying. Yes. Cioè Gorgovinda Maharaj diceva che la coscienza di Krishna è la scuola, una scuola per piangere. All Mahajan. Tutti le grandi anime. But one doctor story also say,
He's a big doctor. Però un gran dottore disse. For stomach, and his son was to operate. E c'era il figlio di questo dottore che doveva essere operato allo stomaco. And he said, no, I will operate because I'm the best doctor here. E disse, no, lo opero io perché io sono il miglior dottore nei paraggi. And he start operating and he want to do the best. E lui cominciò a fare l'operazione e voleva fare il meglio in possibile. The love of his son. Con l'amore per suo figlio. And he was so conscious in the sentiment that he start doing the best, but he destroyed the operation. Ah, e quindi lui era così concentrato in questo sentimento che lui cercava di fare il meglio, ma in realtà fece una gran confusione. If small doctor is doing it, he can do this. E allora era un'operazione, una cosa che la poteva fare un dottorino. And he died. E questo ragazzo morì. Because he was become so sentimental. Perché era così sentimentale. With his love with his son, he cannot calculate what is the best. Perché era così sentimentale con l'amore per suo figlio che non calcolò quali erano le cose migliori da fare. Then look also if we see through our scriptures, if we see through Jaiva Dharma, if we see in Chaitanya Charitamrita. Quindi se noi consideriamo Jaiva Dharma, Chaitanya Charitamrita, tutte le scritture, tutto quanto. Practically every scripture. Praticamente ogni scrittura. What they are describing? Cosa stanno descrivendo? As soon as two devotees meet each other. Che ogni volta che incontro qualcuno. They are embracing each other. Che lo abbraccio. And they are sentimental. E che sono sentimentali. They are crying. Piangono. Every a parla dei associati. Cioè, the history of crying. Everybody cries there. Chaitanya meeting. Quindi la città della Charitamrita. Ramananda Rai crying. È la storia del piangere. Piangono tutti. Ramananda Roy, tutti quanti. Crying. Tutti i personaggi della città della Charitamrita non fanno che piangere. Described in Jaiva Dharma. Only crying. What is crying? Crying is sentiment. E anche la stessa cosa nel Jaiva Dharma, tutti piangono. But as Gurudev said, cosa vuol dire piangere? We have to understand what is divine sentiment. Quindi bisogna capire. And what is material sentiment. Quindi bisogna capire qual Here è il sentimento divino e qual è il sentimento materiale. They are crying. Loro piangono. Because they remember Krishna in that past time. Yeah. Loro piangono perché they connect themselves with the Krishna and then they cannot stop their crying. They start e allora si connettono nel tale passatempo con Krishna e non ce la fanno a smettere di piangere. And here also we are so afraid. E siamo così spaventati. Because we are trained all life. Perché per tutta la vita abbiamo provato to keep our feelings for ourselves. Di tenere i nostri sentimenti per noi. So even if you want to cry, quindi anche se uno vuol piangere, we are trying not to show this. Cerchiamo di non farlo vedere. Because we are full, perché most of the time we are full of fear. Perché siamo pieni di paura. To be understood as being sentimental fools. Ecco, perché siamo pieni di paura di venire identificati come scemi sentimentali. When we can let it go. Quindi quando ci possiamo lasciare andare. Then you will see. Allora uno vedrà. One past time I say you. Quindi invece Maharaj ci racconterà un passatempo. Mahaprabhu meeting with Rai Ramananda. Che è l'incontro di Chaitanya Mahaprabhu con Ramananda Roy. One sannyasi, why he will cry to see king? Dice, com'è che un sannyasi è lì che piange perché si incontra con un re? And one king will why cry to see one sannyasi? E che com'è sta storia che un re piange perché ha visto un sannyasi? No. Mahaprabhu is looking. Mahaprabhu sta guardando. To Rai Ramanand. Sta guardando Ramananda Roy. She is my friend, Visakha. E lui sta pensando,
quella è la mia amica Vishakha. Is connected with Krishna, right? Perché sono connessi con Krishna. And Rai Ramananda is looking. Today Radhika is herself come in the form of sannyasi. E Ramananda Rai è lì che pensa, ma guarda, Radhika è venuta qui nella, Radharani è venuta qui nella forma di un sannyasi. He forget his all man and everything. He start rolling. Radhika, my Radhika. E, si è e lì si è dimenticato di tutto il suo seguito, c'era tutto un esercito che lo seguiva e ha cominciato a rotolarsi in terra. La mia Radha, la mia Radha. And Radharani is looking to his friend, oh my Vishakha, my Vishakha. E Radharani, cioè Chaitanya Mahaprabhu, si è messo a guardare la sua amica, oh la mia Vishakha, la mia Vishakha. I am very dry because I took sannyas. Sono molto arido perché ho preso sannyasi. I want to come and sit with you and listen from you. Io voglio venire da te, sedermi con te, ascoltare da te. What necessary for Mahaprabhu and as a sannyasa or so Krishna, as a Krishna and Radhika to listen from the Vishakha Ramananda? It's not necessary. Quindi che, perché se uno ci pensa bene, che necessità poteva avere Chaitanya Mahaprabhu, che era concentrato su Krishna, su Radharani, di ascoltare un re, per ascoltare Ramananda Roy? No, he wants to listen with Vishakha how voleva... to increase the loving relation of her. E lui non voleva ascoltare, how to revive that. Non voleva ascoltare il ruolo di Ramananda Roy, voleva ascoltare con Vishakha per ricordarsi di Krishna, eccetera. E incrementare il sentimento. Grazie, e incrementare il sentimento. Of in her mood of Radhika, two girls, the girlfriend, when they sit, they talk about lovers. E quindi nel mood di Radharani, quando le amanti di Krishna si trovano, parlano dell'amato. Because there is no privacy of talking. Perché in quel momento non c'è privacy, cioè parlano liberamente. And when he start talking top, then he close the mouth. That no. It will become public. You have to hide. E quando comincia a parlare delle cose al top, allora gli tappa la bocca. No, siamo in pubblico, non le dire queste cose. He test. He come to test that. È venuto per assaporare external thing. E si è dimenticato di tutti gli aspetti esteriori, esterni. Right or not? Giusto o sbagliato? When you will see, then tears will come. When you will come in your spiritual identity connected with Krishna, then tears has to come. E quindi quando vedrete, allora arriveranno le lacrime. E quando troverete la vostra personalità connessa a Krishna, piangerete per forza. When you come in your physical identity, tears will come for your personal benefit. Dice, quando siete nella identità fisica, materiale, vengono le lacrime, però per i vostri benefici egoistici, or for the bills. Bills. O per le bollette, vengono le lacrime per pagare le bollette.